Sulla questione ospedale civile di Agropoli, dopo le critiche, i malcontenti e le rivincite, c'è invece chi è soddisfatto per questo nuovo inizio, come il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, e il sindaco di Capaccio, Pestum, Franco Alfieri. Oggi è una giornata particolare, dichiara Adamo Coppola, sindaco di Agropoli, che giunge dopo tanti anni di attesa. Abbiamo lavorato silentemente, prendendoci spesso, troppo spesso per la verità, in questo lasso di tempo trascorso, schiaffi che non meritavamo. Come diceva giustamente il direttore, si tratta di un pronto soccorso medico che consenta a questa ospedale di entrare nella rete delle emergenze, è in grado di soddisfare il grosso delle necessità per quel che riguarda le emergenze stesse e quindi dà soddisfazione a noi, soddisfazione alla nostra città, e per questo motivo veramente oggi siamo tutti quanti molto felici. La città non è presente, il presidente qua, però vi posso garantire che c'è un clima diverso, di grande soddisfazione, di grande, come dire, riconoscimento nei suoi confronti, quindi gliela voglio testimoniare perché è così. Quindi il suo grande lavoro che ha fatto in questi mesi per combattere il Covid, che continua naturalmente, perché naturalmente come lei stesso dice la battaglia non è finita, prosegue, ci inorgoglisce ancora di più per aver ridato dignità alla nostra città. Oggi è una giornata speciale per tutto il territorio dell'Alto Cilento e della Piana del Sele. Torna finalmente in funzione l'ospedale di Agropoli, sottolinea invece Franco Alfieri, sindaco della città dei Templi. Ero sindaco della città di Agropoli quando dovemmo assistere, non senza lottare, alla chiusura del presidio, sacrificando a logiche politiche, per fortuna consegnate, a un passato che non tornerà. Oggi apriamo una struttura sanitaria, ma in questo territorio chiudiamo definitivamente una ferita. Grazie Presidente. Anni di mortificazione, anni di rassegnazione, anni di schiaffi, soprattutto noi negli enti locali, prima a me, poi ad Amadori. E tu fai bene a ricordare quelle catene, perché qua non ci sono limitati, caro Presidente, a chiudere l'ospedale. E che c'entrava l'ospedale nel 2013 con il laboratorio di analisi, con la radiologia, misero le catene su tutto. Cioè ad Agropoli doveva essere cancellato il diritto alla salute. E qua, caro Presidente, abbiamo qualche gruppo di persone che fanno una canea quasi quotidiana, che pensavano di fare carriera politica sull'ospedale. E oggi li mettiamo in un cartone con lo spago e li chiudiamo definitivamente. Grazie per questo, ma soprattutto grazie per aver dato dignità a questo territorio, per aver restituito un diritto, perché la Costituzione è l'unico diritto che lo descrive in una maniera assoluta, perché deve essere assicurato in tutti i territori,